Questo programma è offerto da Buonasera Daniele Emanuelli, benvenuti alla 23ª puntata di Sport Up. Vado a presentare chi mi affiancherà nella conduzione. Do la buona serata a Valentina Violini. Buonasera a tutti. Buonasera a te. Ricordiamo anche subito i numeri per interagire con noi. Facciamo innanzitutto anche salutando anche il nostro Matteo Zampini, curatore della pagina Facebook. Sì, molto prezioso. Prego Valentina. Il nostro numero è il 333-6094-299. Ebbene, si è giocato ieri la 23ª giornata del campionato di Serie D, girone D, che ha visto ben 17 reti all'attivo, frutto di 5 vittorie interne, 3 vittorie esterne e 3 pareggi. Però quello che importa è che Rimini è riuscito finalmente a vincere e a ottenere altri 3 punti importanti verso, appunto, tocchiamo ferro, la salita verso la Serie C. Andiamo a presentare gli ospiti di questa serata. Ritroviamo alla mia sinistra il giornalista Cristiano Cerbara. Buonasera a tutti. Ben ritrovato Cristiano, innanzitutto buon anno anche a te perché è la prima volta che ci vediamo. Contraccambi. Diamo la buona serata al nostro opinionista biancorosso Emanuele Pironi. Salve, buonasera a tutti. Li ritroviamo con piacere, gliel'avevo promesso perché la scorsa settimana per via delle questioni societarie avevamo parlato poco di rettangolo di gioco. Ritroviamo l'allenatore Massimo Zanini. Buonasera a tutti. E infine lo salutiamo sempre, già vulcanico come non mai, il nostro opinionista Renzo Baldisselli. Buonasera a tutti. Arrabbiatissimo che ieri dice che non si è divertito, ma tra poco lo sentirete. Erano in due ieri a guardare la partita per la nostra trasmissione, ovvero Massimo e Renzo. Tra poco sentiremo il loro commento tecnico. Ma prima di iniziare, Valentina, come sempre, andiamo a vedere i risultati e classifica di questa 23ª giornata, che ha dato un risvolto importante soprattutto per i colori biancorossi. Prego. Correggese Castelvetro 1-0, Aquila Montevarchi Forlì 1-2, Colligiana Lentigione 0-2, Rimini Pianese 1-0, Mezzolara San Maurese 0-1, Romagna Centro San Giovanese 3-0, Sansepolcro Sasso Marconi 0-0, Fiorenzuola Tutto Cuoio 1-1, Imolese Vigor Carpaneto 3-1, Sporting Trestina Villa Biagio 0-0. Perfetto, andiamo a vedere la classifica. Dicevo prima, Valentina, importantissima, questa sera la leggiamo ovviamente con un'ottica diversa perché Rimini ha acquisito altri 2 punticini. Esattamente, andando a 51 punti. Fiorenzuola segue 45, Villa Biagio 43, Forlì 41, Imolese 40, Lentigione 37, San Giovanese 36, Aquila Montevarchi 35, Romagna 134. San Maurese 31, Vigor Carpaneto 29, Pianese 28, Tutto Cuoio 26, Sasso Marconi 24, Castelvetro e Sporting Trestina 23, Sansepolcro 22, Colligiana 20, Correggese 19 e Mezzolara 19. Perfetto, quindi rientrano anche Mezzolara e Correggese per tentare le chance di salvarsi in questo torneo. Prima parte di Sport Up dedicata per l'appunto all'analisi di questa giornata di campionato con la partita di ieri del Rimini, gol del girone, poi interviste anche del dopogara. Una seconda parte dove ci sarà un servizio dedicato un po' alla settimana passata per quanto riguarda la situazione societaria, Grassi, Mestrovic, dall'altra parte attuale proprietario del Sant'Arcangelo, ma anche un gioco delle due torri, non ve l'ho detto ma ve lo dico adesso in diretta, delle due torri, che faremo con una domanda singola per ognuno dei nostri ospiti presenti qui in studio. Chi vince otterrà una settimana di prenotamento in casa con Baldisselli a Pian di Meleto. Quindi vedete voi. Se, con Belen. Belen ci racconterà. Però Renzo, prima di sentire te, prima di sentire Massimo, poi sentiremo subito Cristiano ed Emanuele, Valentina, lascio a te la parola. Andiamo a vedere il servizio dedicato ai gol del girone. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Timbotta è il nostro motto, da sempre offriamo qualità.
ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, con ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Ventitreesima giornata di Serie D, girone D. Sono 17 le marcature arrivate, frutto di 3 vittorie esterne, 4 successi interni e 3 pareggi, 2 a reti bianche. 4 rigori assegnati in questa giornata, di cui 2 a Limolese. Iniziamo a vedere la vittoria del Lentigione sul campo della Colligiana, 2 calci d'angolo fatali ai padroni di casa, ma i gol di Nicola Ferrari e da figura Panini, volé, da urlo. Il raddoppio perviene sempre nel primo tempo ad opera di Meucci, che di testa batte l'estremo di casa. Pari interno per 1-1 tra Fiorenzuola e Tuttocuoio. Tuttocuoio che, dopo aver stoppato il Rimini in casa, blocca anche l'ex capolista, passando in vantaggio con Paccagnini, bravo a raccogliere una respinta corta in area di rigore. Il pareggio del padrone di casa arriva nella ripresa per opera di Gestaro al 57esimo. Continua a vincere San Maurizio, che in questo inizio 2018 è inarrestabile. Lo fa ancora dagli 11 metri con il penalty decisivo trasformato da Loati, non certamente nel migliore dei modi. Altra squadra di salute è Forlì, che a Montevarchi soffre, va sotto dalla bandierina con un gol sotto misura di Donatini. Nella ripresa sempre dalla bandierina arriva il momentaneo pari di Marco Marini e poco dopo la ribalta Daniele e Ferri Marini di testa per il 2-1 finale. E domenica c'è Forlì, Rimini. Perde malamente la San Giovannese sul campo del Romagna Centro, l'ex Rimini Cecconi castiga di testa i toscani, raddoppio che perviene di testa a cura di Casadei prima che lo stesso Cecconi si ripeta dagli 11 metri per il definitivo 3-0. Due rigori per Limolese estendono la resistenza dei Birgol Carpaneto, Limolese avanti con Borrelli, dagli 11 metri si ripete al 30esimo Pittarello, poi nella ripresa di testa da dentro l'area piccola avversario ci va Garattoni, mentre Tinteri dalla distanza nel finale con un gran gol accorcia le distanze per gli ospiti. Chiudono la giornata i Parigi per 0-0 tra Trestina e Villabiaggio e Sansepolcro Sasso Marconi. Invece in coda torna a sorridere la Correggese, che vince di misura con il Castelvetro a 1 dalla fine grazie alla marcatura di Vecchi. In vetrina mettiamo i gol di Nicola Ferrari del Lentigione, volé da Cineteca come detto, da figurina Panini. Dietro la lavagna la difesa della Colligiana. Se la Serie D bisogna difenderla, occorre farla mettendocela tutta. La parte difensiva lascia perplessi e Carobbi, difensore da giocatore con 2 retrocessioni all'attivo con Fiorentina e Lecce, da buon allenatore dovrebbe saperlo. Ti è piaciuto i gol? Molto, infatti. Renzo, una domanda per te. Vedendo i gol in un breve punto sulla giornata di ieri, hai visto uno bellissimo. A parte i gol, ma i gol in quarta serie si vedono ben pochi, bellissimi si vedono raramente, però parliamo a quello che abbiamo visto ieri a Romeo Neri del campionato. L'unica squadra, diciamo, che è Rimini avvantaggiata, è andato addirittura a più 6 dal Fiorenzuola, più 8 dal Villabiaggio, hanno entrambe pareggiate. L'unica squadra che veramente possono dar fastidio, secondo me, è il Forlì, che se trova 10 punti, è questo Imola che è tornato alla vittoria, però si trova a meno 11. Io voglio dire una cosa, il campionato è ancora apertissimo, sono ancora 15 partite alla fine, sono 45 punti disponibili. Chiaro che il Rimini con questi 6 punti dal Fiorenzuola e 8 dal Villabiaggio veramente sta dormendo, e a questo punto penso che tocchiamoci i fondi, solo il Rimini lo può perdere questo campionato, anche se ancora, ripeto, sono 45 punti disponibili. Chiaro che io mercoledì ho visto delle partite, il campionato a me dalla testa non me lo levo nessuno e il livello è bassissimo. Dico questo perché io mercoledì ho visto Villabiaggio, Aquila, Montevarga, Villabiaggio 0-0, ho visto l'anticalcio. Poi dopo ho seguito anche sabato, ho visto una C1 Gubbio Mestre, ha vinto la Mestrina 3-1 a Gubbio, anche qui si è visto l'anticalcio. E poi domenica a Romania ho visto l'Amplen. Perciò con questo punto il calcio, diciamo onestamente, non so il motivo, non ci saranno più soldi, non ci saranno più bravi giocatori, ma è il livello, sia in C, per quello che ho visto sabato a Gubbio e mercoledì a Villabiaggio e a Rimini, veramente alla domenica, onestamente, tu Peruni vendi i cuscini, i cucchiamali, come si chiama? Gadget. Gadget. Ma devi vendere anche i cuscini perché veramente farai più soldi, perché la domenica a Romeo Nero si può anche dormire. Poi voglio dire una cosa, quel giornalista che ha detto oggi nel Corriere Riminese, veramente un gran Eurogol, quello è un gran culo, quello è un Euroculo, non è un gran gol. Allora mi domando, mi dico, lì Viti è stato bravo, ha tirato, ci ha creduto, non si sapeva se era un cross, se era un tiro, però a dire che è un grande Eurogol, forse era più bello, diceva, era un gran culo, va, tutto là.
questo qui. Questa è la tua opinione personale? Sì, sì, mia opinione personale, intendiamoci. Però alla fine, tutto sommato, il Rimini, per quello che si è visto in secondo e quarto, un gol dubbio tirato, non so se era dentro o fuori, che dalla mia ottica mi sembrava più gol, poi attraverso di Traini, e questo gol veramente fortunoso che alla fine ci sta. Però onestamente non vogliamo criticare un Rimini che, anche se gioca male, purtroppo ha 6 punti dalla seconda e 8 punti dalla terza. Perciò penso che il Rimini quest'anno sia la sua annata. Anche perché per vincere un campionato, secondo il mio modesto parere, poi quel mister Zanino lo può dire, se vuole anche la fortuna, come infatti, il Massimo, il 30% è la fortuna del calcio. Brevemente di quello ma che guarda, hai detto. Indubbiamente non si è visto un gran Rimini. Non si è visto un gran Rimini che normalmente, come dice il mister, insomma, ultimamente non sta sfoggiando il miglior calcio possibile, insomma. Pur essendo un Rimini così, un po' abbacchiato, un po'... Io ho detto la settimana scorsa che potevano essere i carichi di lavoro, evidentemente potrebbero essere in funzione anche di questa partita contro il Forlì. Non si è visto sicuramente un buon Rimini, non si è visto sicuramente una squadra. Ecco, di solito quando una realtà è prima in classifica normalmente c'è gruppo e c'è anche squadra. Sinceramente domenica non ho visto nulla di questo e anzi molti giocatori che giocavano un po' per se stessi, un po' troppi lanci alti sulle punte che poi non hanno mai preso, insomma giocatori un po' fuori da ogni sorte, voglio dire che poteva portare un Rimini comunque a fare molto meglio, una squadra... Gli altri un po' è così. È stato portato immediato. A casa, ma magari. Sì, è portato a casa un risultato, ma il mister, ho anche sentito la sua intervista finale, ha detto che è un po' più contento, però alla fine ha anche detto che sono mancate diverse situazioni, che non riescono a buttare dentro palle filtranti. Questo è. Come se facesse il rivolto un po' il compitino, momento. Ma non si desse il reale. E per la prima volta però devo dire che solo per 10 minuti si è vista la coppia, secondo me. Parere mio, questo chiaramente non metto in discussione il mister, però Montanari e Righini solo per 10 minuti secondo me sono quelli che potrebbero dare qualcosa di diverso insomma a questo centrocampo. Ecco. Poi dopo ho visto in settimana che è arrivato anche un nuovo ragazzo che è arrivato dal Fano, un altro centrocampista. E pensavo magari che avessero preso un giovane, invece un 88, per cui... Non so se questo gli può dare una mano a Rimini o cominciano a essere molti giocatori, cominciano a essere molti giocatori, molti doppioni, a volte anche tripli. Quindi non lo so, lei deve essere bravo il mister e la società a gestirli, insomma, ecco perché diventa difficile a parer mio. Io dico una cosa, che ieri ho visto un primo tempo alquanto brutto, infatti sia Ambrosini sia Buonaventura non si è visto un tiro in porta. Sì. Questo lo vogliamo testimoniare. Certo, sì. Io dicevo dentro di me e alcuni miei amici, qui Righetti se capisce di calcio, soprattutto vede, è di far entrare Righini e Traini. La scelta secondo me l'ha fatta bene, ha tolto Variola certo. E Simoncelli, fanno entrare Traini e Righini. Lì ci ha preso. Infatti sono d'accordo con lui che Montanari e Righini, anche se ieri c'è Caure che era assente per squalifiche, è una coppia che veramente fa il filtro centrocampo. E non capisco perché Righetti non ne fa giocare insieme. Questo è il mio punto interrogativo. Vogliamo bravo. Andare a vedere la sintesi di questa partita? La guardiamo poi la ricommentiamo dopo. Certo. Allora, mandiamo la sintesi tra Rimini contro Pianese. A Viserbella trovi l'Adriatico, il più antico ristorante e pizzeria che offre la migliore ospitalità romagnola. Tra le specialità pesce freschissimo di eccellente qualità, selezionato dai migliori fornitori. Carni di primissima scelta, pizze giganti e ricche di ingredienti freschi di stagione, realizzate con un impasto ad alta digeribilità. Dalla pizza alla tagliata di manzo, passando per gli antipasti di pesce, provando tutti i veri sapori delle specialità mediterranee. Ti aspettiamo anche per l'Happy Hour, un aperitivo fatto in casa con una ricetta speciale. Ristorante, pizzeria, bar Adriatico a Viserbella, in via Porto Palos 64, info 0541 72 15 55.
Il Rimini centra l'ennesimo 1-0 di questo inizio stagione, gioca male la squadra di Righetti, ma ottiene tre punti fondamentali come quelli conquistati sul campo di Fiorenzuola, Castelvetro e oggi ai danni della Pianese. Nel mezzo il pari interno col tutto coio. Se nonostante il gioco non arrivi, gli altri perdono terreno dietro, vedersi Fiorenzuola, si capisce che le classiche annate si assegnano anche da questi particolari. Rimini che non brilla ma è cinico come non mai, questa volta l'eroe di giornata prende il nome di Viti. L'inizio di marca locale con Guilherme che sgussa via tra due avversari venendo stoppato malamente al vertice sinistro dell'area di rigore. L'arbitro si limita in questo caso ad assegnare il calcio piazzato a Rimini con Simoncelli che va alla battuta, la difesa ospite libera sui piedi di Allotti e con la complicità di Bonaventura mette in difficoltà il portiere della Pianese. Dalla bandierina arriva una conclusione al volo con la sfera che centra il volto di Benedetti, costretto a lasciare il campo al suo posto Masi inserisce Bracciali. Il Rimini a questo punto tenta di rendersi nuovamente pericoloso, questa volta Lotti preferisce far da solo, conclusione che non inquadra il bersaglio. Poco dopo l'estremo ospite chiude in uscita sul lanciatissimo Guilherme. Il curianese Arlotti si dimostra uno dei pochi brillanti in campo, dal suo traversone arriva la conclusione di Simoncelli murata dalla retroguardia ospite. A 40esimo, occasionissima per la Pianese, e Scotti a dire no al gol toscano con un volo a togliere da sotto la traversa il colpo di testa di Ferri. Romagnoli perde palla sulla tre quarti, la Pianese si invola in aria in contropiede ma Brighi ci mette una pezza e manda la sfera in calcio d'angolo. Allotti più a del fischio di chiusura prova a battere direttamente in porta la punizione al limite ma non c'entra lo specchio, sul versante opposto Golfo prende palla al limite e ci prova di sinistro con Scotti pronto alla presa nonostante una deviazione. Ancora Golfo protagonista sul finire di tempo dalla sinistra entra in aria e calcia di poco sopra la traversa. Dopo questa azione le squadre vanno a riposo sullo 0-0. Nella ripresa, dopo 10 minuti di noia, arriva la clamorosa traversa del Rimini con un bolide di Guilherme che si stampa sull'incrocio, ma non passa la riga di porta. Con la Pianese che tira più di un sospiro di sollievo, sollievo che tuttavia si materializza anche sul tiro di Variola dalla distanza, palla bassa e preda del portiere ospite. Al 21esimo ancora una grande occasione per il Rimini, corner di Righini sul secondo palo per la testa di Brighi che sfiora di un nulla il palo, palla fuori. Quando la gara sembra orientata sullo 0-0, a 4 dalla fine arriva il gol del Rimini. Cross lungo di Guilherme da sinistra, raccoglie Viti dalla parte opposta e infila il portiere con un perfetto pallonetto di sinistro sotto l'incrocio dei pali. Per l'ex Frosinone, l'ennesima gemma in questo torneo per una stagione tutta da incorniciare. Prima del triplice fischio finale c'è ancora il tempo per vedere Guilherme che, servito da Pasquini sulla sinistra, lascia partire un tiro che sembra gol, ma con una deviazione esce fuori dallo specchio della porta. Termina qui una gara giocata sotto toro da Rimini, con la Pianese che a dirivero non ha fatto molto per impensierire Scotti. Se questo è il trend visto fino ad ora, in assenza di gioco e di divertimento, il Rimini guarda tutti dall'alto verso il basso, con il minimo sforzo. Torniamo su Renzo. Renzo, dicevi? Come ho detto prima, che il mister Righetti la partita l'ha letta bene, quando ho visto i due cambi che è uscito Simoncelli e Variola, se non vado errato, sì, è entrato Righini e Traini, ha dato una svolta, perché Righini e Montanari sono due alimenti che a centrocampo fanno veramente qualcosa di buono, anche se ieri c'è Cavoli, però dopo alla fine tutto quello che ha fatto di buono il mister Righetti, quanto mi ha deluso quanto ha tolto Montanari. Lì è stata una delusione, ho detto tutto quello che ho fatto di buono lo sto rovinando. Togliere un incontrista, uno che veramente c'ha il passo in quel momento, la gara era difficile, finava sul 0-0, rischiava anche parlate di perdere perché ha tolto secondo me uno dei migliori in campi. Dopo non guardiamo la fortuna di Viti, quel gol, Eurogol. Viti questi gol li ha fatti quest'anno, è bravo il ragazzo che ci crede, io sono sempre d'accordo quando uno tira in porta, ma a me è sempre bello. Però onestamente nel calcio ci suona anche la fortuna. Però onestamente diciamo che alla fine questo mister Righetti mi ha deluso quanto ha tolto Montanari, perché veramente Montanari e Righini secondo me è una coppia del Rimini che devono giocare 90 minuti. Adesso arriverà questo centrocampista, perché ieri si è visto che veramente a centrocampo c'è un vuoto pauroso. Adesso vediamo questo centrocampista che arriverà da Fano, che con 200 partite sulle spalle di C. Però a Fano, ripeto, ho fatto soltanto 10 partite, probabilmente o costavo troppo o non so per quale motivo, però penso che sia l'uomo giusto per questo Rimini e speriamo che domenica a Forlì faccia il suo debutto. Grazie Renzo. Cristiano, invece, a te ha convinto il gioco del Rimini ieri? No, cioè, sarei proprio un voler andare controcorrente a tutti i costi, dire che ieri il Rimini ha fatto una buona partita, no, non l'ha fatta, credo che
la partita di ieri con la Pianese abbia ricalcato per 65 minuti quelle viste a Modena col Castelvetro e con il tutto cuoio. Peccato perché dopo la partita di Fiorenzuola, dove sinceramente avevo visto un Rimini strepitoso, cioè una squadra a giocare veramente, sembrava quasi un mini Rimini di Sacchi di 30 anni fa, ma soprattutto per la mentalità che aveva messo in campo, insomma, speravo che fosse la nuova regola, invece al momento è rimasta un po' l'eccezione, la regola è tornata ad essere quella di un Rimini che un po' cammina, specialmente nei primi tempi, salvo poi, come è successo ieri, accelerare il passo negli ultimi 20-25 minuti, non a caso, insomma, quando sono entrati Righini e Viti, perché l'assetto iniziale del centrocampo francamente non è che mi abbia convinto molto, penso che l'abbia convinto nessuno, è esattamente lo stesso che aveva proposto l'ultima giornata col Sansepolcro, i risultati erano stati più o meno i medesimi, c'è cioè una squadra che non riesce a costruire. Adesso qui mister Zanini, vediamo se mi dà ragione o no, la Pianese ieri giocava con una linea 4 molto, molto avanzata, secondo me anche un po' disattenta, sarebbe bastato avere un giocatore con i piedi buoni a mettere un pallone a scavalcare, e nessuno è mai riuscito a metterlo, insomma, non ci voleva molto ieri per scardinare questa difesa. C'è voluto questo gol di Viti, che per carità non sarà il primo né l'ultimo che tenta di crossare e la mette all'incrocio, l'abbiamo visto anche a livelli molto più alti, e comunque voglio dire, se è stata fortuna quella, la bilanciamo con la sfortuna della traversa di Ghiebre, che per qualche centimetro non ha varcato la linea, quindi alla fine, cioè, i tre punti ci stanno, voglio dire, però a lungo andare non è detto che ci sia sempre il Viti o l'Ambrosini di turno che ti toglie il coniglio dal cilindro, no? No. Probabilmente ci vuole un ritmo un po' più alto, se si riuscisse ad avvicinarsi allo standard di Fiorenzuola saremmo a posto. Io guardo la faccia di Emanuele e mi viene da ridere, perché Emanuele secondo me stasera della tattica non gliene frega niente. Tu sei contento, diciamo la verità, dei sei punti di vantaggio sul Fiorenzuola, perché l'obiettivo... No, cioè, è chiaro che ognuno ha una concezione del calcio personale, no? Sì. È chiaro che anch'io concordo con quello che ha appena detto adesso Cristiano, sì. È chiaro che ieri non è stata una partita spettacolare attraverso determinati canoni di visione del calcio. Certo. Come dice giustamente Renzo, il livello probabilmente dello spettacolo calcio non è eccellente in questo momento. No, no? In questo momento no. Allora cosa rimane? Rimane, stringi, i cercatori d'oro, no? Cercavano le pepite, tiravano sulla sabbia. Io vado a cercare le pepite. Le pepite sono sei pepite pesantissime di vantaggio sulla seconda in classifica. E soprattutto delle prospettive che secondo me sono ottime. Perché sì, se tu indovini la partita di domenica... Noi possiamo interrogarci sullo spettacolo, sulle tattiche, gli schemi, quello che vuoi, però se tu domenica non perdi a Forlì, gli hai dato un bel giro a questa situazione. Una mattonella importante. Allora a quel punto lì, ripensando a come siamo partiti all'inizio del campionato, dove mi ricordo le polemiche infinite sul fatto che Rimini poteva essere o non essere competitivo, su tutti i dubbi che c'erano, siamo passati attraverso varie fasi, no, di queste polemiche qua. Sì. Adesso ci troviamo con una squadra prima con sei punti di vantaggio, anche meritatamente prima, perché poi se il livello è basso, come abbiamo detto, e Rimini comunque sta sei punti sopra le altre, va benissimo. Meno basso degli altri. Ecco, io me lo prendo volentieri, capito? Da quel punto di vista lì non mi faccio dei problemi. Poi ecco, magari se devo dire la mia da un punto di vista tecnico-tattico, perché anch'io guardo partite insomma da 40 certo, anni, Manuel, lo so. Ecco, Cikarević è fondamentale per noi. Ieri non c'era, ovviamente non per scelta, perché era squalificato. Quando non c'è Cikarević, magari Righini dentro dall'inizio, che i piedi buoni li ha, potrebbe dare una mano. Però sono appunti che io faccio e lascio lì, senza la pretesa, insomma, che qualcuno quelli li ascolti, perché so chi sono, ecco, non è quella la mia materia. No. Però il campionato si sta mettendo molto bene, è un campionato che sta diventando veramente molto interessante. Sì. E adesso io fossi in Righetti... più che pensare, no, a migliorare gli schemi, a migliorare gli automatismi, a fare qualcosa per essere più bello da vedere, io farei tanta legna. Cioè, io proprio difesa contropiede, ma di quella trapattoniana degli anni 70. Cioè, Righetti, non so, nemmeno lui sa se avrà di nuovo un'occasione come questa. Perché quando lui arriva in fondo e vince il campionato, tocchiamo ferro, tocchiamo tutti ferro e cerchiamo di vincerlo,
nessuno si andrà a ricordare che è arrivato a dicembre, che c'era prima quell'altro, che no, c'era. No, infatti non sarà lui che ha vinto il campionato, quindi per lui è un'occasione favolosa. Fare quattro passaggi infilati per bene e barattare questo con la vittoria di un campionato, io mi prendo il campionato e sono convinto che anche Righetti sta pensando a quello. Eh sì. Miglioreremo, sicuramente miglioreremo, vedrai che andando avanti, lui è qui dal 4 di dicembre, fra un po' la squadra verrà amalgamata in maniera diversa, si andrà sicuramente verso un miglioramento, però in questo momento secondo me è fondamentale stare lì sul pezzo e guardare ai punti, guardare ottenere il massimo. Sì, una chiosa su quello che stavo dicendo prima, perché giustamente Emanuele ha cavalcato l'onda. Cioè, io penso che la cosa che adesso conta più di tutti è tornare dove eravamo 2 anni fa. Esatto. Noi abbiamo salutato la compagnia, che eravamo salvi in Serie C, seppure a un play out. Scusate, io volevo tornarci, se mi dici che noi vinciamo tutte le partite 1-0 con un cross sbagliato al 90esimo, io metto la firma adesso. E solo che ovviamente, sai, mancano 15 partite e non sono pochissime, se lo standard è questo, qualcosina puoi anche ancora rischiare, se invece lo alzi non rischi più niente. Ecco. Lenzo, velocissimo. Io voglio dire una cosa, qui di Righetti ci sono i pregi e i difetti. Ecco, le scelte da volte ci prende o non ci prende, lui li allena e le vedrà, però una cosa che io le devo dare atto di tutto questo, perché i campionati si vincono anche con il gruppo, con lo spogliatoio. Forse Righetti è intelligente, anche mercoledì a Modena con il Castelvideo ha fatto un turnover, ha fatto giocare più giocatori che io forse non ci avevo creduto. Lui fa giocare un po' tutti, forse questo potrebbe essere anche a suo vantaggio. Lo spogliatoio, farsi voler bene, il gruppo, quando tu hai questi ingredienti vengono i risultati. Lasciamo perdere il gioco, però probabilmente il mister Righetti ci ha preso, perché onestamente, se devo dire la verità, tra Mucci e Righetti ho visto poca differenza. Tra poco arriveremo. Però, anche lì. Righetti, forse, questo è la sua concentrazione. Forse fa bene. Abbiamo capito, soprattutto quando è fatto così abbiamo capito. Va bene, prego Valentina. Concludiamo la carrellata di servizi e con l'intervista del dopogara. Mamma, voglio andare al Mucho Mas. Mucho Mas è il nuovo Risto Family di Rimini, dove puoi gustare ottimi piatti e rilassarti mentre i tuoi bambini giocano. Ti aspettano prelibatezze e maremonti, dolci fatti in casa, pizze speciali e classiche e menù per bimbi. Inoltre, animazione tutti i giorni con trucca bimbi, baby dance e palloncini, pacchetti compleanni all inclusive con saletta privata, menù a richiesta per gruppi, cene aziendali o di classe e ricorrenze speciali. Mucho Mas, la risposta le tue esigenze. Gioca, ridi e gusta. Ci trovi in via Losanna 35 a Rimini. Info e prenotazioni anche con WhatsApp 335 47 54 57. Sì, secondo me per oggi finalmente siamo tornati. Manchiamo ancora in qualcosa, perché secondo me nella prima mezz'ora, con tutte le palle che abbiamo avuto, non possiamo non far gol. Abbiamo sbagliato sempre l'ultimo passaggio, però oggi abbiamo avuto finalmente qualità, intensità contro una squadra che ha qualità, quindi io sono contento, il risultato ci ha premiato, ripeto, meritatamente contro, ripeto, una squadra che ha molta molta qualità. Adesso è un po' più bello, ci manca secondo me, anche se stiamo lavorando tantissimo sulle combinazioni finali, però arriviamo sempre in ritardo, non chiudiamo mai primo palo, non accompagniamo sul secondo, non accompagniamo mai col centrocampista o l'esterno dalla parte opposta. E ripeto, ci lavoriamo tutti i giorni, però in questo momento facciamo fatica. Però io sono molto contento di quello che stiamo facendo. Con me non ero contento della prestazione, delle ultime due prestazioni, però in settimana la squadra secondo me stava bene. E oggi ha dimostrato che la squadra sta bene. Io ripeto, noi dobbiamo guardare una partita alla volta. Come ho detto più di una volta, se le vinciamo tutti siamo imprendibili, quindi e non vedo adesso, dobbiamo sta partita, secondo me questa è una partita molto delicata, l'abbiamo portata a casa. Adesso abbiamo la prossima, che oltre che essere un derby, secondo me è bella da andare a giocare, emozionante, e loro hanno a disposizione solo il risultato, noi ne abbiamo a disposizione due, quindi. E poi noi lo scontro diretto l'abbiamo già fatto, questo passiamo anche il secondo e dopo anche le altre dovranno scontrarsi anche fra di loro, quindi noi dobbiamo guardare partita per partita e continuare a lavorare e cercare di far sempre meglio.
per cercare di arrivare a questo risultato. Credo che quando si viene qua ci sta anche di subire. Poi pronti via abbiamo dovuto cambiare assetto tattico, quindi come avevamo preparato la partita abbiamo dovuto cambiarla perché è uscito un trequartista, è entrato un difensore, perché i cambi l'abbiamo così, sui giovani. Ma credo che al di là della traversa, che è un tiro da fuori aria e poi il gol, mi sembra abbastanza casuale, uno che vuole rimettere una palla dentro gli va dentro. Succede, quindi bisogna ripartire, avere pazienza. Sappiamo che per noi il campionato sarebbe stato questo fin dall'inizio, forse ci eravamo un pochino illusi tempo fa di stare un pochino più tranquilli, invece non è così, ma credo che siamo preparati, lo sapevamo, quindi non, la squadra ha risposto bene, anche se ha giocato tre giorni fa. È chiaro che venendo qua qualcosa dovrei concedere, una squadra che è antipatico dirlo, ma costa 4 volte, 5 volte la nostra. Quindi, cioè, ci sta anche di subire qualcosa, se no c'è qualcosa che non torna se non si subisse. Poi non credo che abbiamo subito così tanto da meritare la sconfitta. Il mister era stanco, mi ha stancato anche a me sinceramente ascoltarlo. Prego, Valentino. E Cristiano, in generale... Massimo. La facciamo a Massimo questa domanda. Tutto ciò che hai sentito, come lo puoi commentare secondo il tuo punto di vista? Ma allora, il mister avversario insomma l'ha messo un po' sull'aspetto economico. Non ci sta perché anche se Rimini spende quello che dice il mister, insomma, effettivamente io parlo solamente di quello che si è visto in campo. Visto in campo un Rimini, lo ripeto, che non mi ha convinto. Sicuramente il mister saprà, in funzione alla prossima partita, sviluppare le situazioni migliori, perché ha detto che è già una settimana che ci lavora su questi passaggi filtranti. Devo dire che comunque Rimini ha battuto 4-5 calci d'angolo dove poteva sviluppare meglio qualsiasi altra situazione. Insomma, c'è il solito Brighi che si butta in avanti quando il più pericoloso è lui, quindi quando hai tre attaccanti come quelli che hanno giocato domenica e loro non si presentano mai davanti alla porta e aspetti magari solo dagli esterni Guibre che fa qualcosa, e tanto è vero che anche la traversa insomma è arrivata da un tiro da molto lontano, quindi evidentemente non ha visto altre soluzioni se non quelle da tirare da lontano, per cui io, quello che si sente, io credo che il mister sta lavorando sulla freschezza, sulla rapidità, sull'agilità per domenica, per cui credo che magari domenica sia un'altra squadra, ci sono anche tutti i presupposti perché la partita si carichi un po' da solo, Forlì, una piazza che ti aspetta, ho visto tra l'altro che fanno anche la giornata biancorossa, ma biancorossa è anche, sono i colori anche del Rimini, quindi non so chi viene galvanizzato da questi colori domenica, però ecco, io mi aspetto comunque un Rimini diverso, ecco. Perfetto, Valentina. Ci fermiamo qualche minuto dando la linea alla pubblicità. Mamma, voglio andare al Mucho Mas. Mucho Mas è il nuovo Risto Family di Rimini, dove puoi gustare ottimi piatti e rilassarti mentre i tuoi bambini giocano. Ti aspettano prelibatezze e maremonti, dolci fatti in casa, pizze speciali e classiche e menù per bimbi. Inoltre, animazione tutti i giorni con trucca bimbi, baby dance e palloncini, pacchetti compleanni all inclusive con saletta privata, menù a richiesta per gruppi, cene aziendali o di classe e ricorrenze speciali. Mucho Mas, la risposta alle tue esigenze. Gioca, ridi e gusta. Ci trovi in via Losanna 35 a Rimini. Info e prenotazioni anche con WhatsApp 335 47 54 57.
Quando entri in una stanza d'albergo e chiudi la porta, sai che c'è un segreto, un lusso, una fantasia, c'è il comfort, c'è la rassicurazione. Tutto questo è Hotel Sombrero, ideale per tranquillità, relax e benessere, per vacanze speciali da condividere con tutta la famiglia al mare di Riva Azzurra. Posto sulla spiaggia con il mare a chilometro zero, l'Hotel Sombrero è dotato di 3 stelle con piscina riscaldata, idromassaggio, wifi in camera, parcheggio coperto e tante attenzioni per bambini e amici a quattro zampe. E se l'estate passa, noi vi aspettiamo per trascorrere il Capodanno, la Pasqua e organizzare comunioni. Hotel Sombrero, Viale Regina Margherita 44, a Riva Azzurra di Rimini. Info hotelsombrero.com. A Viserbella trovi l'Adriatico, il più antico ristorante e pizzeria che offre la migliore ospitalità romagnola. Tra le specialità, pesce freschissimo di eccellente qualità, selezionato dai migliori fornitori. Carni di primissima scelta, pizze giganti e ricche di ingredienti freschi di stagione, realizzate con un impasto ad alta digeribilità. Dalla pizza alla tagliata di manzo, passando per gli antipasti di pesce, provando tutti i veri sapori delle specialità mediterranee. Ti aspettiamo anche per l'Happy Hour, un aperitivo fatto in casa con una ricetta speciale. Ristorante, pizzeria, bar Adriatico a Viserbella, in via Porto Palos 64, info 0541 72 15 55. Sono Fabio Giancarlo, titolare della DGF Fuori Italia. Vi vorrei presentare i prodotti che costruiamo in questa azienda. La nostra azienda, costruiamo forni di tutte le misure, impastatrici di tutte le misure, sfogliatrici per pasta di tutte le misure, varie sfogliatrici per la pasticceria, stand di pizza o stand di piada a secondo il vostro uso, e griglie petrolavica e anche cuocipiade elettrici di varie misure. Vi aspetto in azienda. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Timbotta è il nostro motto, da sempre offriamo qualità. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, con ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Al ristorante Pizzeria Al Gufo ti aspettano a pranzo e a cena i sapori della tradizione italiana. Al Gufo si possono assaporare menù di carne e pesce, ottimi vini e una pizza altamente digeribile grazie alla lunga lievitazione naturale con impasto anche al camut e 7 cereali. Poi la tipica cucina romagnola con la pasta fatta in casa. Mmm, che bontà! L'accoglienza e l'eleganza del locale mostra riguardo per tutti i tipi di clientela, ideale per organizzare cene aziendali. La cucina e la pizzeria lavorano anche da asporto, mentre su prenotazione menù di crudità e per celiaci. Ristorante Al Gufo, via Losanna 44, Miramare di Rimini, di fronte all'aeroporto Fellini. Tizio, facciamo gli auguri al Rimini Calcio, dai. Facciamo gli auguri al Rimini Calcio, ma soprattutto se volete seguire il Rimini Calcio dovete vedere la trasmissione Sport Up. Ciao Rimini Calcio, in bocca al lupo. E allora, e andiamo ragazzi. Ebbene, rientriamo in questa seconda parte, stavamo commentando il giochino dell'attore che tra poco faremo, però... Ci io si può sottrarre no. Più o meno elegantemente. Prof, devo andare in bagno. Vi ho anche detto qual è il premio, una settimana a Pian di Meleto, ospite del nostro Renzo Baldisseri, oh, non potete scappare via.
Però mi sono dimenticato di dire la cosa più importante. Hai preparato anche una super intervista con Davide De Nicola, un attaccante, l'ex attaccante biancorosso. Dopo la sentiremo, immagine importante attraverso la tua collezione. Sarà l'ultimo servizio della serata, curato proprio dal nostro amico e collega Cristiano Cerbara. Facciamo una precisazione, perché sennò domani mattina il primo che viene chiamato sono io, Renzo. Ovviamente tu hai letto il titolo sui giornali, ma è semplicemente una battuta, quindi non si offendano i colleghi del Corriere, un punto di vista personale appunto di un opinionista che commenta la partita dei Rimini in questo studio. Non vi arrabbiate, per carità di Dio, no, lo dico perché per correttezza, perché bisogna sempre rispettare anche il lavoro dei colleghi giornalisti. Magari detto da un opinionista va bene, però io che rappresento la categoria qualcosa devo dire, quindi mi sembra giusto dirla. Adesso tranquillamente l'abbiamo sistemata, senza offese, senza arrabbiarsi, insomma. Prego Valentina. Ora il focus di questa sera è legato alla vicenda Croati-Grassi per il fronte societario biancorosso. Servizio. Quando entri in una stanza d'albergo e chiudi la porta, sai che c'è un segreto, un lusso, una fantasia, c'è il comfort, c'è la rassicurazione. Tutto questo è Hotel Sombrero, ideale per tranquillità, relax e benessere, per vacanze speciali da condividere con tutta la famiglia al mare di Riva Azzurra. Posto sulla spiaggia con il mare a chilometro zero, l'Hotel Sombrero è dotato di 3 stelle con piscina riscaldata, idromassaggio, wifi in camera, parcheggio coperto e tante attenzioni per bambini e amici a quattro zampe. E se l'estate passa, noi vi aspettiamo per trascorrere il Capodanno, la Pasqua e organizzare comunioni. Hotel Sombrero, Viale Regina Margherita 44, a Riva Azzurra di Rimini. Info hotelsombrero.com. Dopo la conferenza avvenuta in data 15 gennaio 2018 ad opera dei nuovi proprietari del Sant'Arcangelo Calcio, ovviamente dato il momento, dati i continui rumors che volevano il nuovo gruppo dirigenziale accostato al nome di Rimini FC 1912, non potevano mancare le domande. Si è passati dalle offese ricevute a titolo gratuito? Moltissimo, anche perché sono gratuite e senza un fondamento. Allora ognuno deve pensare al proprio progetto e deve pensare a far grande la propria società. Noi faremo il nostro per Sant'Arcangelo. A ciò che tutto quello detto fino adesso fosse assolutamente falso, o meglio, come osa cantare Meistrovic. Parole, parole, parole. La verità dove sta in questo momento? Il patron Giorgio Grassi ama rispettare i propri impegni, è un uomo d'onore su questo fronte, non ama che vengano presi i treni in corsa, ma ama partire da una stazione precisa per correre il viaggio seduto sulla poltrona della locomotiva, fino a quando non si arriva alla fermata prefissata. Nel frattempo ama gustare il paesaggio, vedere fuori cosa succede e osservare il movimento interno. Tutto questo per dire che il patron biancorosso, se mai dovesse farsi da parte, lo farà con lo scettro da vincitore. Io ho salvato i Rimini facendolo ripartire dai campionati minori, ho attraversato i mari in tempesta la Serie D, l'ho riportato nel calcio che conta, me ne vado con una società sana e trasparente a livello economico, lasciando in mano la situazione ad altri, che potrebbero migliorare il suo lavoro o peggiorarlo, ma se così fosse, ipotesi veramente da scongiurare, Grassi potrà dire: l'avete voluto voi, io c'ero con un progetto serio e responsabile, con costi contenuti, ma voler rischiare è una scelta appartenente al volere decisionale del popolo, di parte dei tifosi e delle istituzioni. In molti casi prevenire è meglio che curare, come sapete molte medicine nuociono gravemente alla salute. Parole, parole, parole. Abbiamo ripreso un pezzettino del lunedì scorso, abbiamo sondato un po' il terreno in questa settimana. Tra l'altro il Sant'Arcangelo ha perso per 3-1 contro il Bassano in esterna, nonostante anche degli importanti innesti arrivati dal mercato croato. È vero, si parlava di giocatori importanti di categorie superiori, sono arrivati più che altro giocatori parcheggiati nell'altra squadra che possiede in Croazia Meistrovic. Ti è piaciuta la loro presentazione, dato che comunque erano stati fatti questi accostamenti al nome del Rimini Calcio da parte dei croati? Che faccia! Se devo essere sincero, no, perché secondo me chi arriva da un altro, tra virgolette, mondo, comunque da un paese diverso, un campionato diverso, solitamente dovrebbe farlo, non dico con rispetto, ma un po' in punta di piedi magari. Mi è sembrato un pochettino spocchiosa, un po' presuntuosa, dai. Si poteva sparare un pochino più basso e magari nessuno avrebbe avuto nulla da dire. Solo questo, poi per il resto sinceramente non mi permetto, perché non ne ho la benché minima facoltà di giudicare quello che potrebbe fare. Poi magari, vuol dire, hanno ragione loro, riusciranno a fare quello che hanno detto, però diciamo che un ingresso un pochino più, diciamo, a basso profilo l'avrei preferito, tutto qua. Brighi come idea di progetto di valorizzazione da parte dei nuovi imprenditori di Sant'Arcangelo, lo vedresti bene, Emanuele? O comunque ti
ti dà fastidio, essendo... No, Brighi è un riminese, secondo me non ci va. Io lo dico senza tanti problemi, secondo me non ci va. Poi vediamo, se ci va sarà un mese... Brighi sa, essendo di Rimini, che andare in questo momento a Sant'Arcangelo sarebbe un messaggio forte. Quindi secondo me non ci va. Poi è chiaro che Brighi non decide sì o no in base a quello che dico io, così come nessuno decide in base a quello che dico io. A me piace dire quello che penso, no? Anche se cerco magari di articolarlo al meglio per non essere mai offensivo, per non essere duro o per non essere scortese nei confronti di nessuno. Però mi piace dire quello che penso realmente. Secondo me Brighi non ci va. Sabato Matteo era in panchina in Perugia, Entella non è entrato. L'alternativa sarebbe Alessandro Marchi, un uomo che comunque è stato di passaggio in quel di Rimini, quindi non è paragonabile certamente a Matteo. Ma a me, anche se non arrivassero giocatori dal passato riminese, vediamo che levatura di giocatori sono in grado di attirare, ecco. Cioè, è tutto quello, capito? Vediamo, cioè, è interessante vedere da qui al 31 chi arriverà, ma anche se non sono giocatori prettamente legati a quello che è Rimini o la storia che c'è tra il Rimini e Sant'Arcangelo, che c'è o non c'è a seconda, esatto, di quello che si dice. Lasciamo perdere quella cosa lì, no? Guardiamo quello che hanno promesso, un determinato percorso. Sì. Credo che entro il 31, anche se è un campionato abbastanza edulcorato, no? Perché basta non essere tra le ultime due, esatto, e non si retrocede, non si fanno neanche i play-out. In questo momento Sant'Arcangelo è penultimo. Sì. Quindi vediamo intanto, no? Anche per gettare le basi, lì in quella conferenza stampa si è detto che addirittura puntavano ai play-off. Playoff in questo campionato, poi si arrivavano in Serie B, si giocavano la Serie A. Playoff, magari per puntare ai playoff servirebbero dei giocatori, che non è detto che siano Marchi, Brighi o giocatori che hanno un passato o un'interazione giocatori con la realtà riminese. Giocatori sconosciuti a noi. Però giocatori di una certa levatura. Quindi da qui al 31 è interessante anche questa chiave di lettura, no? Vedere chi arriva, come arriva, e poi ognuno può fare le sue valutazioni. Massimo, nell'intervista rilasciata in settimana è stato detto anche che loro hanno dovuto rinunciare a piazze come Vercelli come città, ma Provercelli come società, e che non hanno potuto attuare il loro progetto di valorizzazione dei giovani in questi ambienti qui, anche perché Vercelli è ubicata in Piemonte, però vicino ci sono anche società della Lombardia come Milan e sì, Inter, che avrebbero disturbato il loro progetto, oltre che in Piemonte a Juventus e Torino. Sicuramente loro cercano una piazza, come hanno detto più volte, ma come imprenditore lo capisco anche, perché hanno chiesto una realtà vicino al mare dove loro anche imprese possono... così un po' migliorare le loro condizioni anche lavorative, no? Oltre quelle che sportive. Per cui credo che l'approccio l'avranno anche fatto, l'avranno anche tentato, però io credo che se Sant'Arcangelo va avanti così, probabilmente l'anno prossimo si ritroverà in Rimini nella stessa categoria. Per cui non so cosa sia meglio. Io credo che, per quello che ho sentito, anche qualcuno ha avuto un primo approccio a Bellaria, forse la piazza più appetibile rispetto... Questa è già un'importante notizia, perché in questo momento tramonterebbe appunto il progetto della Gaio Fano. Ma sì, ma sai, Bellaria ha questa struttura che in questo momento forse non sta dando i migliori frutti. La cantera forse... potrebbe essere un punto di inizio. Beh, tra l'altro, considerando anche i rapporti che ha avuto in Sant'Arcangelo in passato col Bellaria. Questa cantera adesso. Esatto. La cantera va di moda. Tra poco arriverà la cantina che tu ami tanto. Sì. Il signore laggiù, Valentina, io non so dove guardi, so che sei affamato come me. Quindi ti chiedo solamente una cosa, perché adesso sta per partire il giochino. Ma prima di far partire il giochino, hai imparato un po' il croato tu? Io no, però. Io no. Senti. Faccia pentita. Senti. Io dico una cosa. Ecco. Io vado con i piedi per terra. Sì. Adesso non so i rapporti tra Grazzi, questi imprenditori, come sia finito, sembra più nel male che nel bene. Però noi andiamo in Serie C. Vediamo. In Serie C, ragazzi, e basta 500 euro o 10 milioni. Dobbiamo mettere la mano al portafoglio. L'amico Grazzi è uno che cerca da una vita, quello che lo appoggiano. Questi può darsi che lo davano una mano. Io non metto lingue, però ve lo voglio dire. Se andiamo in Serie C e Rimini, bisogna mandarle via 20 giocatori. Grazzi ha
il portafoglio per comprare 20 giocatori? Qui c'è una notizia di fare la C. Io non vorrei ritornare come dei Meis, con Acori. L'anno dopo andiamo in eccellenza, andiamo in C. Questi 20 giocatori sono all'altezza di fare la C? Domanda e risposta, non vado oltre. Qui per grazia era venuta una buona occasione. I rapporti ci sono rotti, non so il motivo e neanche lo voglio sapere. Però onestamente entrambi, sia Grazzi sia questi imprenditori, dovevano andare in piedi, perlomeno a piedi uniti, entrambi con i piedi per terra. Perché onestamente, secondo il mio modesto parere, Grazzi ha perso una grossa opportunità. Ebbene, questo è un mio parere, mio personale. Allora, concettiamo il gioco della tour in questo modo. Tra poco io chiamerò al nostro regista Stefano Papini vari nomi per poter appunto fare le domande. Non potete scegliere, dovete per forza di cose scegliere, quindi o risposta A o risposta B. Partiamo con il giochino della regia con Stefano Papini, il primo filmato inerente a Cervara. La domanda sarà fatta a lui. Più facile, devo dire. Allora, tu devi buttare giù uno dei due personaggi e deve salire con te sulla torre. Scelta di Cervara, come leggi sullo schermo, in questo momento tra Grassi e Maestrovic, un progetto futuro interessante per come si sono presentati loro, una certezza in questo momento e, come diceva adesso Baldisselli, un'incertezza grossa con un punto interrogativo per quanto riguarda la Serie C, se il Rimini dovesse vincere il campionato facendo corna. Certo, per l'incerto io sto sulla sinistra. Quindi Giorgio Grassi. Grassi. Per quanto riguarda il fotogramma B, Baldisselli, andiamo su Renzo Baldisselli, mostriamo la sequenza Baldisselli. L'hai detto prima inizio trasmissione, però in questo caso devi fare una scelta. Il Rimini non ti piace, non c'è gioco. È stato scelto inizialmente Muccioli e poi successivamente dal 4 dicembre al timone è salito Righetti. Se dovessi fare una scelta, ritorneresti su Muccioli o punteresti decisamente su Righetti? Devi scegliere uno dei due. Ma è chiaro, è difficile. A questo punto io sono con Righetti, anche se Muccioli ha fatto bene. Dico Righetti. Righetti. Bene, fotogramma C, passiamo a Pironi. E quindi facciamo a lui la domanda. Lo scorso anno è stato perso un pezzo forte come Mastro Nicola, la principale responsabilità dopo l'input di Giorgio Grassi è arrivata dalle parole di Pietro Tamai. Devi scegliere tra il cuore, il passato Mastro Nicola e il presente che si chiama Tamai. Voglio bene a Mastro Nicola, però Tamai ha costruito una squadra che ha vinto il campionato l'anno scorso e ha costruito quest'anno una squadra che è dove sta. Se gioca non bene, bisogna parlare con quelli che ha scelto Renzo, io quindi sto con, in questo caso sto con Tamai. Bene, l'ultimo fotogramma riguarda Massimo Zanini, ci hai risposto in qualche modo qualche secondo fa, però qui secondo me tu dovevi scegliere. Bellini lo scorso anno nel nuovo progetto di Grassi disse: settore giovanile no alle affiliazioni. Quest'anno Bellini è stato spedito, messo alla porta. Il Rimini ha iniziato a fare le varie affiliazioni, dall'altra parte c'è un progetto interessante che è la Fabbrica del Calcio. Nell'intervista rilasciata su Alta Rimini si è parlato anche di un grosso personaggio, anticipato anche in Sport Up domenica scorsa, che la Fabbrica del Calcio potrebbe essere rappresentata dal massimo esponente riminese per quanto riguarda il settore giovanile, Walter Sapucci. Chi scegli? Assolutamente Berlini. Perfetto, sei stato telegrafico e ti stringo la mano. Adesso Valentina, cosa andiamo a vedere? Ora andiamo a vedere la rubrica, no, il, cosa c'è prima? Dimmi. Prossimo avversario, ti aiuto io, andiamo a vedere il Castel, il Forlì che sarà il prossimo avversario del Rimini, una piccola presentazione. Grazie mille Dani. Non ti preoccupare, arriva. Al ristorante Pizzeria Al Gufo ti aspettano a pranzo e a cena i sapori della tradizione italiana. Al Gufo si possono assaporare menù di carne e pesce, ottimi vini e una pizza altamente digeribile grazie alla lunga lievitazione naturale con impasto anche al camut e 7 cereali. Poi la tipica cucina romagnola con la pasta fatta in casa. Mmm, che bontà! L'accoglienza e l'eleganza del locale mostra riguardo per tutti i tipi di clientela, ideale per organizzare cene aziendali. La cucina e la pizzeria lavorano anche da asporto, mentre su prenotazione menù di crudità e per celiaci. Ristorante Al Gufo, via Losanna 44, Miramare di Rimini, di fronte a Aeroporto Fellini.
Il Forlì, prima di questo inizio del 2018, era tra le delusioni del torneo. La squadra, inizialmente affidata a Attilio Bardi, scelto dall'ex DS Sant'Arcangelo Calcio a Obed Armelini, poi dimessosi dati cattivi risultati, è stata affidata a campionato in corso all'ex correggese Eugenio Benuzzi. La squadra, partita tra le possibili protagonisti di questo torneo, si è spenta facendosi scavalcare a due sorprese come Fiorenzuola e Villabiaggio e anche da Limolese, che fino a qualche settimana fa, vedendo anche il sonoro KO interno rifilato a Rimini, si pensava che potesse essere la vera corazzata di questo girone. Invece, nel frattempo, il Rimini ha preso il comando della graduatoria, Limolese ha perso punti e testa, Villabiaggio e Fiorenzuola si muovono a piccoli passi, i Forlì risucchia punti all'avversario. Nel mercato di gennaio, via le partenze di Romano e Rossi agli arrivi in blocco dal Mantova di Felici, Ferraro e soprattutto all'ex capitano del Sant'Arcangelo Calcio, Filippo Baldini, e da David Speziale. La squadra sotto la cura Benuzzi, dopo una partenza in sordina, sta dimostrando affiatamento. Tra l'altro, l'attuale tecnico biancorosso è stato già autore in passato di un'incredibile risalita dai piani bassi della classifica fino al secondo posto con la correggese. Chissà che a Forlì la speranza non manchi, come quando anche all'andata con i Rimini il pareggio arrivò in extremis nel momento in cui tutto aveva lasciato presagire che la partita si concludesse con la vittoria dei biancorossi di casa. Derby dunque da mille emozioni. Ecco qui, rientriamo, andiamo a vedere il prossimo turno anche con il contributo del nostro Stefano Papini, perché il Rimini sarà impegnato per l'appunto nella delicata trasferta di Forlì, impegnato nei derby. Prego Valentina. San Maurese, Aquila Montevarchi, Villabiaggio Correggese, Sasso Marconi Fiorenzuola, Tutto Cuoio Imolese, Coligiana Mezzolara, Castelvetro Pianese, Forlì Rimini, Lentigione Romagna Centro, Vigor Carpaneto Sporting Trestina, San Giovannese, San Sepolcro. Non esistono ulteriori commenti, si è già espresso ottimamente prima Emanuele dicendo per l'appunto che se Rimini dovesse centrare la vittoria o comunque un risultato positivo in quel di Forlì sarebbe davvero un bel mattoncino importante messo su questo campionato. Facciamo i complimenti al nostro Cristiano Cerbara, che come sempre rivive i momenti storici del Rimini, va a cercare i personaggi mese per mese per noi. Quest'anno è nata questa rubrica, mi ritorni bellissima in mente. Allora, qual è il personaggio di questa sera? Abbiamo Davide Di Nicola. Il quarto cannoniere della storia biancorossa con 41 gol. Ed è Davide Di Nicola, certo, marcatore biancorosso di tutti i tempi, 76 presenze, 41 gol, una media gol spaventosa, direi quasi alla Ronaldo, no? Sicuramente i gol e le soddisfazioni sono state tante, anche se secondo il mio punto di vista, se non fosse stato per qualche infortunio avuto, sarebbero stati ancora di più sia le presenze che i gol. La stagione prima di venire a Rimini, capocannoniere del girone B di C1 con 18 gol all'Aquila. Ecco, di solito un bomber così sale di categoria. Di Nicola ha scelto addirittura di scendere in C2 per venire a Rimini. Matrice totalmente bella lista, perché sostanzialmente io non solo venivo da un anno in cui ero stato capocannoniere nazionale a livello di C, si viaggiava una buona media di gol. Arrivai quell'anno ad ottenere anche delle offerte, è normale, da squadre di serie B. Però offerte che inizialmente erano dei sondaggi, ma poi quando si arrivava al dunque a discutere non solo sotto l'aspetto economico ma anche tecnico, tattico, perché poi un giocatore tiene sempre a giocare, no? Sì. Per il discorso di dire ok, io sto facendo tanti gol in C, mi vuole una squadra di Serie B, ma io in B volevo andare a giocare, quindi quando non vedevo la certezza o quantomeno il credere proprio fortemente nella partenza da titolare, mi tirava un pochino indietro, quindi non era solo l'aspetto economico. In quel momento di mia incertezza, Vincenzo Bellavista, che io fino allora avevo sempre sentito nominare ma non avevo mai conosciuto personalmente, attraverso Mangoni, che mi conosceva perché avevamo giocato insieme nella Spalla, che era il direttore sportivo del Rimini, sì, mi cominciò, diciamo, a martellare di telefonare, a martellare positivamente, e nonostante ero allettato dalla piazza, perché però la categoria, la C2, mi andava un pochino stretta, quindi ho, ti giuro, non per Rimini, però desistito fino alla fine a livello professionale su tutto, perché non volevo assolutamente scendere di categoria. E lui a un certo punto mi invitò solo ad un pranzo, mi disse: ti voglio conoscere, perché ti seguo da tanto tempo, quindi è stato proprio un suo pallino, onestamente. Non parliamo neanche di calcio, se vuoi vieni a farti un pranzo a Rimini, ti faccio vedere la mia azienda, ti faccio vedere i miei progetti, vieni a fare una camminata con la tua famiglia e ne parliamo. Io
come aneddoto ricordo che andai anche non tanto volentieri a questo pranzo, perché secondo me era inutile, no? Perché non avevo d'intenzione, quindi sapevo che poi si sarebbe parlato della mia situazione calcistica. E lui, molto, insomma, grande manager che era, così mi convinse, ma poi molti fanno le battute, sì, con tutti i soldi che ti ha dato è normale che tu devi venire qua, però i soldi onestamente me li aveva offerti anche qualche squadra di B. 24 gol il primo anno, un impatto devastante di Nicola, purtroppo ci si mette di traverso il Teramo, ma in tutti i sensi, perché in quella partita purtroppo inutile in cui Rimini fu ospite involontario della sesta promozione del Teramo, ancora oggi ci chiediamo ma perché Di Nicola giocò quella partita che purtroppo costò un infortunio bruttissimo a te e probabilmente la promozione ai playoff a Rimini. Sì, sicuramente sì, sostanzialmente io passai tutta la settimana convinto di andare in tribuna, neanche in panchina, cioè di non partire con la squadra. Lì però mi assumo anche le mie responsabilità, come ho sempre fatto, perché c'era un particolare che ci stavamo giocando la classifica Carmenieri con Miestai del Teramo, e quindi che era appena un gol sotto, se non sbaglio, e poi arrivò un gol sotto, e sostanzialmente Foscarini ebbe una defaianza, non ricordo se di Lugogna o di Micchi, l'ultimo allenamento, e mi disse guarda, io non ti volevo far giocare, però decidi tu, insomma, però magari sai, non pensi mai che possa succedere un qualcosa, certo, del genere, perché loro poi non avevano niente da chiedere più al campionato, quindi ho detto vabbè, vado a giocare, però non credo sia una partita dove faranno la guerra. E invece sostanzialmente la guerra l'hanno fatta a me, non so per quale motivo ancora oggi me lo chiedo, e ci ha rimesso in ginocchio, insomma, ci ha rimesso in ginocchio io e la squadra del campionato quell'anno. Ecco, la promozione poi però è arrivata con un anno, diciamo, di ritardo, tra virgolette, di Nicola, sempre protagonista con 14 gol, forse il ricordo più bello con la doppietta a Firenze. Quella fu una cosa storica, perché sì, abbiamo raggiunto la vittoria nell'anno in cui ci credevamo magari che la Fiorentina l'aiuteranno e farà campionato a parte. Firenze è stata, fu proprio la svolta di quel campionato, perché mi ricordo che lo stesso Leo Apori era, diciamo, sulla graticola di quella partita, perché venivamo da qualche sconfitta. Dopo diciamo che era già con le valigie pronte, perché dice tanto a Firenze perderemo sicuramente, insomma, non era quella la partita in cui uno doveva fare risultato, no? Sinistra, stai tranquillo che oggi vinciamo e faccio anche due gol, te lo giuro, di sicuro nella partita. E fu così, infatti finita la partita ridevamo tutti, una cosa che, di quelle cose che senti, no? Ho detto, questa sarà la partita della svolta, da capitano riuscì a caricare la squadra in quel modo, ho detto guarda che oggi vinciamo, guarda, facciamo la più grossa prestazione di sempre, e da lì poi uscirono fuori 8-9 vittorie consecutive che ci lanciarono poi insieme alla Fiorentina verso la vittoria del campionato. E poi l'anno dopo in C1 un'altra bella partenza di stagione con 3 gol, però poi qualcosa si rompe e nel mercato, nella sessione invernale, purtroppo Di Nicola saluta il Rimini. Là è la parte più, diciamo, più triste, perché si era rotto un qualcosa a livello, io la mia idea può essere sbagliata, può essere esatta, però sostanzialmente forse qualcuno cominciava a soffrire il personaggio di Nicola, e quindi si ruppe il personaggio all'interno dello spogliatoio e dell'allenatore, forse della, non lo so, anche in società, poi la società più trascinata da questo fatto, perché io il 31 dicembre, questo nessuno lo sa, era Capodanno, eravamo in una festa con la società e Vincenzo Bellavista mi abbracciò e mi disse tu rimarrai qui a vita, il 4 gennaio era Ravenna. Ho cominciato a capire lì che il calcio era cambiato. Era andata a Ravenna poi alla fine, che sì. Poi tu ricordavi che ha vinto il campionato sia il padre, sì, che il figlio. Sì, un fatto direi più unico che raro, Davide Di Nicola che vince il campionato di C2 e suo figlio Daniel qualche anno dopo che vince il campionato di Serie D, con la stessa maglia, sono quelle storie da romanzo proprio. Solo tu le potevi trovare, complimenti per le chicche, tutto perfetto anche per quanto riguarda le immagini di repertorio. Salutiamo Davide che magari poi ci vedrà anche. Ci vedrà, salutiamo anche noi, grazie per quello che ci ha fatto vivere con questa maglia. Bene, siamo in addirittura d'arrivo, vado a salutare chi mi ha accompagnato nella conduzione di questa serata, grazie a Valentina Violini. Buonanotte, grazie mille a te Dani. Stasera siamo tutti cotti, veramente. Grazie Dani, veramente. Grazie. Stai lavorando stasera, in fiera, grazie. Però sono cotto anch'io veramente. Grazie a Cristiano Cerbara. Ciao a tutti, adesso potete anche guardare l'Isola di Famosi.
diciamo oggi che comincia stasera. Grazie all'opinionista Emanuele Pironi. Buonanotte a tutti. Grazie all'allenatore Massimo Zanini. Buonanotte a tutti, grazie. E grazie a lui Renzo Baldisserri. Buonasera a tutti. Naturalmente tutti gli opinionisti hanno vinto un premio a casa tua per di Meleto, dove mangiano le tagliatelle al cinghiale, con il sugo di cinghiale. Sarà difficile, felicissimo. Va bene, noi ci vediamo lunedì prossimo, sempre qui su VGA Telerimini, canale 86, streaming telerimini.it, con calcio di rigore dalle 19.55 e Sport Up dalle ore 20.45. Grazie a Daniele Emanuele. Buonanotte.